Buonasera da Staracco di Capomonte, mondialista di 2019, Gas San Pietro, batte 5-2 FC campione della sesta giornata, migliore in campo Vincenzo Peretti, consegniamo la medaglia, complimenti Enzo. Grazie. Consegniamo il tuo sconto a Fisorea, studio medico. Senti, parliamo un po' della gara, siete partiti bene, gli avversari a tratti vi hanno messo un po' in difficoltà, però comunque avete gestito bene, siete stati cinici e avete chiuso anche la partita. Sì, è stata una partita non facile perché gli avversari avevano nella corsa avevano il loro punto forte, però noi con il nostro gioco consolidato abbiamo portato a casa questa vittoria importantissima. Senti, vabbè, la squadra diciamo è sempre la stessa, stasera mancava Raffaele, però è venuto Farinelli, quindi i ragazzi che stanno a giocare e stanno a masticare il pallone ci sono, e siete molto ben compatti. Dopo il 3-3 contro il Boca, che comunque la squadra che insieme a voi sta un po' dominando tra virgolette con il campionato, pensi che siete le due squadre a battere o comunque c'è qualche altra squadra che potete temere? Indubbiamente il Boca, come noi, sono una squadra molto preparata in campo, cioè tatticamente sono molto bravi, sono molto ordinati, hanno anche un'ottima prestanza fisica, una buona tecnica, secondo me siamo le due squadre da battere in questo torneo. Ora siamo ancora a metà del percorso, quindi non so, conosco ancora tutto il restante delle squadre, però una cosa è certa, siamo ancora arrabbiati perché la finale persa dello scorso anno, quindi faremo di tutto per poter vincere questa edizione. Va bene, ti fammi una dedica, un saluto. Dedico tutti i miei. Ci stava anche riuscito che avete fatto l'altro, quindi va bene. Alla squadra. Fabiano Palumbo si è fatto male. Fabiano Palumbo, indubbiamente, sì, che peccato non poter essere, che non sta giocando, però in bocca al lupo, una resta buona. Complimenti, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.